qua sopra, oppure vai nel mio profilo in Facebook, mi dai l'amicizia, se non, se non hai l'amicizia. Alleluia. Bene. È vero, sei più giovane da quando sei tornato dalla Sicilia. Ancora devi vedermi fra qualche pochettino di tempo. Non posso stabilire le giornate, neanche i mesi. Ma mi vedrai presto. Guarda che c'è una foto nel mio sito che più o meno parallela dove devo arrivare. Hai capito? Più o meno parallela, ma vedrai ancora più in profondità. Il tempo non lo so, non me lo convida il Signore. Anzi, dice, stai bene con questa congiatura. Anzi, ho sempre una nota filosofa. Gloria a Dio, grazie Andy. Alleluia. Sto registrando con la Sony Camera e domani, se c'ho tempo, li metterò in YouTube e anche in Facebook. Datemi l'amicizia in Facebook e anche in YouTube, in tutti i profili. Per darmi l'amicizia in tutti i profili, andate nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Ci sono tutti i profili e così non perdete tempo a cercarli. Ci cliccate e mi aggiungete e mi date le notifiche in YouTube, suonate la campanellina per tutte le notifiche, così vi avviserà quando sono in online. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore, alleluia. Benvenuto a Boldi Rudolf, Dio ti benedica, a Luigi Cusano, Dio ti benedica, a Silvietta Noel 30, Dio ti benedica. Cercate di salire, date l'invito per salire, non so perché non volete salire. Quando non vi volevo far salire, volevate salire tutti. Adesso che ho messo libero per salire, non salite nessuno. Non lo so se c'è un problema in TikTok oppure siete voi che non volete salire. Gloria a Dio, alleluia, alleluia. Buonasera fratello Angelo, sono precissima, tutto mi va bene, sto benissimo, grazie fratello, gloria a Dio. Vedi come è cambiata l'espressione dentro di te? Hai fatto anche il sorriso, ti ho visto, mentre scrivevi sorridevi. E il tuo io ha fotografato tutto quello che hai scritto, come io ho visto il tuo messaggio, lui l'ha visto e l'ha presentato a Dio. E ognuno sono liberi di andare dove vogliono. Sorella Laura Arazio c'ha un profilo per conto suo e sta eseguendo nella sua live. La sorella Anna Maria non lo so com'è questa situazione con lei, ogni tanto si fa sentire e ogni tanto sta isolata. Spero che stia bene, io sto pregando sempre per lei, ma mi sa che ha perduto la fede. E quando uno perde la fede si allontana da Dio e si allontana anche dagli altri. Però preghiamo per lei. Sì, basta che cerchi Arazio 6666 5 volte 6 e lo trovi. Dai la
La fede è importante, dice Gattaluna. È importante, non ci avendo la fede si muore. Specialmente che adesso deve venire la peste. Chi non è nella fede morirà. Gloria a Dio, alleluia. Bene, cari nella grazia. Adesso ho quasi finito nel profilo. Sto registrando, così domani lo metto in YouTube e anche in Facebook. E nel medesimo tempo, se c'è qualcuno che desidera qualche preghiera, lo scriva oppure salga qui. Se c'ha 1000 amici e 1000 mi piaci, può testimoniare e può pregare anche per gli altri. Nel frattempo io sto pregando per tutti. Abbasso la musica. Gloria al Signore. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo, vogliamo venire a te con grande gioia e con grande amore, per portare tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre malattie, ogni cosa che è fuori posto di noi, lo vogliamo estirpare, Padre, e lo vogliamo mettere ai piedi del tuo figliolo Gesù. Così con la mano destra lo estirpiamo di tutto il corpo e lo buttiamo ai piedi di Gesù. Padre, e mentre ci scrolliamo di tutti questi peccati, problemi familiari, incidenti, difficoltà emotivi e anche fisici, Padre, nel nome santo del tuo figliolo, grazie che tu ci lasci questa opzione di poter fare ogni cosa secondo la tua volontà. Grazie, Padre, ancora per tutti questi fratelli e sorelle che mi hai donato in queste live e ancora nelle altre live e ancora quelli che parlano altre lingue, Padre, che sto gestendo con i video tradotti. Benedici ancora alla sorella Graziella Cassola, che dice anch'io vorrei un'opzione. Benedicela, Padre, che mentre lei è ad occhi chiusi in questo momento trovi l'opzione che desidera, il suo cuore, la sua anima, il suo spirito. E mentre c'ha gli occhi chiusi vede la luce, Padre. E mentre vede la luce si sdoppia e vola come una colomba e si lascia andare. Segui l'ispirazione, quell'ispirazione che voleva da tanto tempo, Padre. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, ti prego per Graziella Cassola, mentre sta volando con questa opzione che lei desidera da tanto tempo. Qualunque sia il suo piacere. Grazie, Padre, che possa la tua mano potente benedire Graziella Cassola in tutto e per tutto. Ti ringrazio, Padre, e come benedici Graziella Cassola, benedici ancora Laura, 80, benedici ancora Cataluna e soprattutto benedici ancora fratello Fri, anche che si trova in un'altra live, benedicelo, benedici ancora And, che l'ho conosciuto da poco tempo
è come se la conoscessi una vita. Sento di amarla come amo tutti gli altri, Padre. E benedici Andy in tutto e per tutto. Fai che possa chiamarmi in WhatsApp prendendo il numero nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. E benedici ancora chi in questo momento si trova nelle difficoltà, Padre. Ti prego, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, e ancora benedici questo giovane Milan che ha bisogno di un conforto. Dagli quel sentimento a Milan di trovare le cose giuste. Grazie Signore che la nonna di Milan gli fa la camomilla, la malva, l'alloro e i fiori di borragine che ti fa guarire. Continua, quella è la buona strada, e digli a tua nonna i complimenti del fratello Angelo Piccone. Continua. Grazie Padre, ancora per Milan, fai che possa sposarsi quando è deciso di sposarsi in una chiesa dove ritiene opportuno. Grazie Padre. Grazie Padre Celeste, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Per sbloccare quella vena fino a dove il nostro fratello Angelo aveva trovato un numero di salvo, volevo parlare con lui. Allora Tino, vai con il profilo, te l'ho detto, non il profilo, senta sopra il cielo. Tranquillo Free, ho pregato anche per te che il Signore ti ha benedetto senz'altro, e buona digestione per quello che hai messo sotto i denti, hai mangiato un pochettino. Dio ti benedica. Là appunto dove c'è dolore, qual è il dolore? Muore il dolore, va via, dopo 4 ore il dolore diminuisce. Che fai, te lo spingi o ci va? Un bastoncino, vedete? Se la parte c'è la tenda, se lo sai, ci ho messo una scuola, vai nemmeno poi ho fatto uno scolcio. E come mai, Graziella, non ti inginocchi più? Come mai, amore? Lo sai che è importante inginocchiarsi. Falla adesso. Mettiti un cuscino per terra e inginocchiati adesso. Quando sei pronto, chiudi gli occhi. Prima scrivi: sono pronto, fratello, che ti guido. E no, sorella, mi devi scusare. Devi tenere nel tuo telefonino una notifica di una sveglia. E quando suona quella sveglia ti devi inginocchiare. Stabilisci un orario che non hai problemi. Se in quel momento hai problemi, metti la sveglia più avanti, giusto che non dimentichi. Hai capito, Graziella Cazzola? Dimmi se sei pronta, Graziella. E allora, mettiti in ginocchio e immagina Gesù davanti a te. Mentre stai immaginando Gesù, respira profondamente dal naso
trattieni più che puoi dentro i tuoi polmoni e butti dalla bocca con forza, e mentre butti dalla bocca con forza butti tutti i pensieri negativi che sono dentro di te. Quella che hai detto poco fa, la forza della vita, quello che ti teneva lontano dall'inginocchiarti davanti a Dio ogni tanto. Buttalo ai piedi di Gesù e diglielo: d'ora in poi userò una sveglia che quando suonerà mi inginocchierò subito, se mi è possibile, se no altrimenti ne metterò un'altra. Questo è un promemoria per tutti. E quando vi dovete prendere la pillola, la fate, la sveglia, per intossicarvi, la mettete la sveglia, siete così premurosi, il medico vi ha detto guarda che a tale orario vi dovete prendere questa pillola. Laura dice: io lo faccio la sera perché così butto tutto quello che mi succede durante il giorno. Brava, avete visto? Tu non la prendi la pillola, fai bene. E allora punta la sveglia a un orario che sei disponibile. Se per puro caso ne vuoi puntare due, se salti la prima che sei impegnata proverai la seconda e ti inginocchierai, perché per te sarà qualcosa molto importante di non perdere, perché non si deve perdere l'occasione di lodare Dio in ginocchio, perché solo lodando Dio possiamo venirne fuori da tutti gli ostacoli che Satana ci mette davanti. Bene, vai avanti con il pensiero, sorella Graziella Cassola. Fri dice: e se non ti ricordi ti inginocchi due volte, che è ancora meglio. Fate come dice il fratello Fri. Per sicurezza, se non vi ricordate che vi siete inginocchiati, vi inginocchiate di nuovo e vi inginocchiate due volte. Non è grave, anzi è meglio, Dio vi benedice di più. Mentre sei inginocchiata, sorella Cassola, comincia a piangere, perché hai bisogno di piangere, amore. Immagina quando hai comprato i tuoi figli, i dolori atroci, e piangi. E quando hai partorito, che finisci di piangere, sorridi. E mentre piangi, butti tutte le tue cose negative che vuoi uscire da te ai piedi di Gesù. Guarda, ti ho dato il sistema di poter subito essere in equilibrio con la natura e con Dio e con Gesù. Graziella, non hai figli. E perché non hai figli? Scrivilo. Gloria a Dio. Benvenuto a Silvana Palmieri. Benvenuto a Enzo Mario Baiano. Dio vi benedica.
faccio piangere pure il mio compagno, ora non più però. Ma perché non hai figli? E perché fai piangere pure il tuo compagno? Devi essere tu che devi piangere per convincere Dio e Gesù per darti tutto quello che vuoi. Solo per questo devi piangere, non far piangere il tuo compagno, non ha valore. Hai capito? Piange più lui? Eh no, non ci siamo. C'è qualcosa che non va. Tu devi piangere. Hai capito? Graziella, allora comincia a piangere e non smettere di piangere finché ancora sei in quelle condizioni che sei adesso. Sentiti felice, leggera, tranquilla e mentre stai piangendo vola. Come ti ho detto poco fa. Grazie a te che piange, e gloria a Dio allora, se lo fai piangere, vuol dire che c'è un motivo. Che sistema usi per far piangere il tuo compagno? Ce li dai con il bastone? E allora? Vediti come una colomba e vola. A occhi chiusi, vola, sentiti libera, non scrivere più adesso, vola, lasciati andare verso una meta che hai sognato da tanto tempo. Fratello Fede ce lo punge. No, io penso che glieli dà con il bastone, perché sa che usa il bastone e lei c'ha il bastone vicino. E come sbaglia, glieli dà con il bastone e lo fa piangere. Non gli insegnare il bastone free a tua moglie, se no ti fa piangere pure a te. Stai attento, ti raccomando. Gloria a Dio. Bene, sorella Graziella Cazzola, lasciati andare lassù, mentre esci da tutto ciò che ti tiene legato a questo mondo. Liberati completamente, e quando ti senti libera completamente raggiungi la tua meta. A te la scelta, mentre sei lassù nel cielo è giorno, c'è luce, guarda a chi stai incontrando. Adesso ti lascio sola. Ti lascio sola, Graziella, immagina. Graziella, ti lascio sola con la tua meditazione di fede con Gesù. Graziella, liberati completamente. Guarda a chi stai incontrando. Lascia andare le persone che sono dentro la chat. Pensa a te adesso. Liberati completamente e vola. Esci completamente da tutto ciò che ti circonda, da questo mondo. Isolati. E mentre ti isoli, guardati attorno, hai un'altra entità, una colomba,
vola. Ha incontrato Gesù che mi ha ringraziato, gloria a Dio. E adesso che ti hai ringraziato, inginocchiati davanti a Lui. Inginocchiati. Mettici la testa sulle sue gambe, mentre Lui è seduto. Consolati. Prega e prega per il tuo compagno, prega per te, se desidera ancora avere una famiglia, diglielo cosa devo fare, come mi devo comportare, dammi una soluzione, perché desidero formare una famiglia come tutte le altre. Diglielo, diglielo. E mentre glielo dici, ascolta ciò che Gesù ti dirà. Apri le orecchie e soprattutto apri il tuo cuore e il tuo spirito. E ascolta Gesù. Ascoltalo, ascoltalo. Lasciati andare. Lasciati andare. Lui ha piangiuto, si è commosso. Diglielo, Gesù, perché stai piangendo? Diglielo. Dovete essere con Gesù come se stassero parlando con un fratello. Dovete vedere tutto e non dovete avere nessuna vergogna. Nessun pregiudizio. Gesù vi ama e ama tutto l'universo e vuole che noi abbiamo un incontro con Lui personale. A ognuno è il suo incontro. Non ha importanza se nel mondo ci sono degli incontri consecutivi nello stesso istante. Gesù è moltiplicato, immenso, per tutto l'universo. E allora fatelo. Ognuno si inginocchi e lodi Dio attraverso Gesù. Chiude gli occhi e si immedesimi che sta parlando con Gesù. Se vi viene troppo distante, che non lo vedete e non lo immaginate, chiudete gli occhi e cambiate la vostra posizione. Uscite dal vostro corpo. Potete utilizzare qualsiasi cosa, una colomba, un uccello, un coniglio, quello che volete. Uscite dal corpo e identificatevi. Qualsiasi cosa che volete per avere un incontro con Gesù. Qualsiasi, perché ciò che desiderate la vostra mente, il vostro angelo ve lo porta a compimento. Importante che pensate solo positivamente e costruttivamente. Fatelo e troverete la vostra soluzione.
mentre sei in quella situazione